Nonostante le rassicurazioni del primo cittadino, l'Altirocca deve pazientare ancora e, in attesa di poter riabbracciare lo storico terreno di Selva di Altino, continua a disputare le gare casalinghe al comunale di Montemarcone. Il morale della truppa altinese è alle stelle dopo il pesante successo esterno di Civitella Rovetto, teoricamente sotto i tacchi quello del Pineto, reduce dal pesante tonfo col Sulmona sul neutro di Alba. L'avvio dell'11 di casa sembra incoraggiante, con il tentativo di Mangrella bloccato da Di Furia. Passano pochi istanti e si elevano le proteste locali per il fallo in aria di Di Girolamo su Contestabile. L'Altirocca reclama il penalty e il rosso per il 6 ospite, ritenuto ultimo uomo, non dal signor Dorsogna, che invece fa proseguire e ammonisce per proteste lo stesso Contestabile. Scampato il pericolo, il Pineto si fa notare per il destro fuori misura di Capitan Picca. Dall'altra parte tiro telefonato di Granata, che trova pronto Di Furia, provvidenziale quest'ultimo ad arginare la folata di Mangrella, che un minuto dopo non riesce a concretizzare una discreta possibilità sotto misura. Buon momento dei Teramani a cavallo della mezz'ora, con il sinistro dal limite di Di Felice, che costringe Marchioli ad effettuare il primo intervento difficoltoso della gara. Due minuti dopo il duello tra i due viene risolto ancora da Marchioli, che rischia sulla conclusione deviata dalla sua barriera. Prima del riposo torna a galla l'Altirocca, con Di Furia reattivo sulla velenosa battuta dell'avanzato Miccoli. Alla ripresa dei giochi il Pineto sembra meno guardingo e più propositivo. Al sesto la difesa di casa si salva con affanno sulla conclusione a rete di Faieta, che non demorde e nel proseguo dell'azione riesce a servire la corrente Colancecco, che tira malamente a lato. Al decimo, inarrestabile penetrazione sulla fascia destra di Miccoli, che resiste alla carica e riesce ad effettuare un invitante servizio al centro per Mangrella, che vanifica tutto con un intervento sotto misura da dimenticare. Al 24esimo, nuove proteste altinesi per un presunto contatto ai danni di Gian Giulio, che riesce a far proseguire il gioco. La sfera arriva dalle parti di Granata, che lascia partire un siluro destinato ad infrangersi sulla trasversale. Nuovo reclamo biancoverde alla mezz'ora, quando stavolta è Contestabile a finire a terra. L'azione prosegue con la conclusione in porta di Gian Giulio, ma anche in questo frangente il signor Dorsogna lascia proseguire. Scampato il pericolo, il Pineto si affaccia per l'ultima volta in avanti al 35esimo, quando lo stacco ravvicinato di Di Felice non crea patemi all'appostato Marchioli. La gara non avrà più nulla da dire, la cronaca ci impone però di riferirvi l'espulsione di Picca in pieno recupero per somma di ammonizioni. Mister Ciarrocchi, un buon punto che quantomeno vi permette di sorridere dopo la batosta dello scorso turno. Com'è la situazione campo innanzitutto per quanto riguarda Pineto? Ma la società adesso si sta adoperando per mettere al posto nel più breve tempo possibile, però chiaramente per il prossimo mese e mezzo ci avremo un po' di difficoltà. E comunque, a parte questo, comunque abbiamo fatto una buona prova, soprattutto perché venivamo da un risultato molto negativo che poteva incidere sul morale della squadra, però dopo un primo tempo un po' sofferto, poi nel secondo tempo la squadra ha giocato abbastanza bene, abbiamo avuto anche delle buone occasioni. Comunque, ripeto, contro una squadra che è molto ostica, soprattutto nel primo tempo ci ha creato qualche problema. Dopo l'addio di De Amici Sala Alba Adriatica rimane lei, mi sembra, l'allenatore con una più lunga militanza in una squadra di eccellenza. Si sente una mosca bianca? Per il momento io mi trovo bene con la società e penso loro con me. Fin quando ci sarà questa simbiosi, penso si possa continuare. Per il resto penso che la cosa più importante sia il rispetto reciproco, è questo che ci, almeno per il momento, che ci fa andare avanti. Mister Di Cencio, rammarico per una gara che poteva avere un esito diverso, soprattutto dopo l'episodio iniziale? Ma purtroppo dipendiamo dalle decisioni arbitrali, quindi sono determinanti anche loro. Noi abbiamo fatto una buona gara al cospetto di una squadra di categoria che conoscevamo, grossa squadra. Io credo che noi, che continuiamo con questa mentalità, insomma, possiamo dire la nostra fino alla fine. Ci vuole molta umiltà, molto sacrificio in questa categoria per cercare di centrare al più presto il nostro obiettivo. Quest'anno potrebbe essere l'anno delle matricole, c'è il Civitella Rovetto, ci siete voi tra le squadre che si stanno comportando più brillantemente? Ma noi abbiamo l'obiettivo nostro chiaro dall'inizio, quindi dobbiamo semplicemente continuare su questa strada con questa umiltà per cercare di centrare l'obiettivo che inizialmente era stato programmato. E stiamo in una settimana, abbiamo fatto 3 gare, abbiamo raccolto 7 punti importanti, quindi abbiamo incontrato squadre organizzate per la categoria. Stiamo facendo il nostro dovere, dobbiamo restare con i piedi per terra senza illuderci più di tanto per cercare di dire la nostra fino alla fine.